Ragazzi, buongiorno! Oggi iniziamo la giornata, anche se sono le 2, con una lettura che vi avrei voluto fare già da un po' di giorni, però non ho avuto tempo, invece stamattina, insieme al mio adoratissimo Flynn, vi faremo una lettura con l'oracolo dei registri akashici per vedere che cosa succederà nel 2020. Buongiorno Raffaellina, ciao, come stai? Quindi preparati, c'è anche Fabiana, buongiorno. Quindi preparatevi perché sarà molto molto bella, infatti andremo a vedere le lezioni che, eccola, le lezioni che abbiamo imparato nel 2019, poi le cose da lasciare andare, perché sapete che se noi nell'anno nuovo ci portiamo ancora il carico delle cose vecchie, non riusciremo, buongiorno Gabriella, non riusciremo a essere luminose. Ieri proprio è successo che, eccola, è successo che ero a salsa, no? Sapete, faccio salsa, baciata. E a un certo punto, mentre ballavo, un ragazzo mi ha detto: "Mamma mia, ma sei proprio luminosa stavolta. Buongiorno Chiara." E io gli ho detto: "Ma sicuramente sarà perché ho lasciato andare un sacco di cose." Ecco, quando noi ci permettiamo di lasciare andare, ritorniamo brillanti, ritorniamo dee, quello che noi siamo, no? Quindi scopriremo che cosa dobbiamo lasciare andare, scopriremo anche i nostri obiettivi, quindi gli obiettivi da avere nel 2020, quindi avremo un poco più di chiarezza su come muoverci. Poi scopriremo i nostri punti di forza, quindi come accedere al nostro potere interiore per poter realizzare questo anno nuovo al meglio. Scopriremo anche degli ostacoli, delle sfide che ci si presenteranno, perché quando tu sai che ci sono delle sfide da affrontare, ti prepari, puoi prepararti, puoi corazzarti, e quindi scopriremo anche questo. Poi andremo a vedere come sarà un pochino la nostra salute, il nostro lavoro e le nostre relazioni, perché so che è una cosa che vi piace tantissimo. Poi tra l'altro ne trattiamo tantissimo nel mio gruppo Brilla come una dea, il mio gruppo privato. E quindi adesso iniziamo subito. Vi faccio vedere intanto che mi hanno regalato un nuovo telo, vabbè, adesso non si vede molto bene, però è veramente bello. Ecco qua, questo qua è la panoramica con questa bellissima stellina di Natale di tutta la stesa. Quindi adesso iniziamo subito. Iniziamo a vedere innanzitutto la prima carta. Vediamo intanto chi c'è in diretta, scrivetemi. Allora, la prima carta riguarda le lezioni del 2019, quindi che cosa, quale lezione in particolare, buongiorno Stefania, abbiamo appreso da questo anno. Ah, la legge dell'abbondanza! Allora, guardandola così questa carta, mi viene in mente che abbiamo lavorato molto sulla... Ciao Michele, abbiamo lavorato molto sull'abbondanza, soprattutto su come attrarre... Ci siamo, eccola, Fabiana scrive, ci siamo. Su come attirare a noi l'abbondanza. È vero che può essere non solo un'abbondanza, diciamo, di tipo economico, ma anche l'abbondanza proprio di sentirci noi abbondanti, di sentirci sempre complete, perché anche quando per esempio cerchiamo una relazione, vabbè, l'ambito delle relazioni lo troviamo dopo, però questa carta comunque riguarda tutta la sfera della nostra, cioè tutte le aree della nostra vita, quindi l'abbondanza in ambito relazionale, l'abbondanza in ambito economico, l'abbondanza in ambito familiare, l'abbondanza di sentirci noi complete con noi stesse, no? È rimasta appesa al palo. E allora vuol dire, infatti, la prima cosa che mi è uscita è questa, che evidentemente in quest'anno, sai che cosa, su che cosa ci siamo focalizzate? Sul fatto che l'abbondanza è rimasta appesa al palo, proprio come dice Fabiana, cioè che l'abbiamo vista troppo distante da noi, ok? Tu devi pensare che la realtà funziona così, funziona come la nostra realtà è pazza, è particolare. Funziona come, non so se avete visto il film Sliding Doors, in cui ci sono tutte quelle porte, no? Ecco, la realtà è in questo modo, che noi in ogni istante scegliamo su quale frequenza sintonizzarci, ok? Su quale porta aprire. E se noi pensiamo che l'abbondanza sia una cosa distante da noi, perché vediamo questa porta troppo lontana, oppure come se noi non abbiamo mai la chiave di questa porta, invece noi ce l'abbiamo, perché in realtà il segreto...
Mi vedete, mi sentite? Si era bloccata. Che l'abbondanza in realtà è solo una frequenza. Noi, anche senza essere miliardari, possiamo scegliere in questo preciso momento di sintonizzarci su una frequenza di abbondanza. È come quando tu praticamente vuoi sintonizzarti su una radio, però su una stazione radio, però rimani sempre sulla stessa perché sei abituato, perché hai paura di cambiare stazione. Ecco, spesso anche la paura del cambiamento, per esempio vuoi un nuovo lavoro, però non ti industri, non credi in te stessa, non mandi curriculum, non vai a cercare perché fondamentalmente pensi di non meritartelo. Ecco, la non meritevolezza in particolare è una lezione che abbiamo imparato molto in quest'anno, su cui ci siamo molto focalizzati più o meno consapevolmente. Quindi, che cosa devi imparare adesso? Cioè, avendo imparato che l'abbondanza non è una cosa fuori da te, ok? È una cosa che sta dentro di te, sta solo a te sintonizzarti, cioè alzando le vibrazioni su YouTube, sul mio canale, ho anche un video in cui spiego, e magari ne farò degli altri, su come aumentare le nostre vibrazioni, perché è solo una frequenza, i soldi, la casa nuova, il lavoro nuovo, sono soltanto, diciamo, dei simboli, perché la realtà è tutto un simbolo, no? Però una volta che noi ce li abbiamo, poi vorremmo sempre altro e altro e altro. Ecco, se noi non andiamo a lavorare su questa questione di essere noi già abbondanti, abbondanza, non, purtroppo non saremo mai felici e vorremmo sempre di più, anche se dovessimo guadagnare miliardi. Quindi l'abbondanza è qui, ripeti insieme a me, scrivilo nei commenti, l'abbondanza è adesso e scelgo di sintonizzarmici in questo momento. Ti piace questa cosa? A me tantissimo. Quindi, lezione del 2019, impara che l'abbondanza è dentro di te, sintonizzati e poi arriverà tutto il resto. Poi, che meraviglia, già iniziamo benissimo. Cose da lasciare andare, vediamo che cosa possiamo lasciare andare. Intanto un benvenuto e un abbraccione ad Anna. Ciao Anna. Allora, cose da lasciare andare. Tan 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 tan. Canale di luce, perfetto. Allora, che cosa ci viene a dire questa carta? La prima cosa che mi è venuta in mente è che tu che mi stai guardando sicuramente sei un canale di luce. Aspettate che metto un pochino più indietro il coso così mi vedete meglio. Ok. Sei un canale di luce. Che cosa sono i canali di luce? Guardate com'è bella questa carta. Ci sono questi uomini, queste donne che hanno praticamente una connessione diretta, se tu vedi, direttamente con il divino. Ci sono questa specie di geroglifici che scendono direttamente e che li vanno a illuminare. Quindi, che cosa vuol dire che cose da lasciare andare? Che cosa hanno a che fare i canali di luce? I canali di luce, purtroppo, o per fortuna, siccome sono io, a me piace chiamarci anche persone empatiche, persone con una sensibilità emotiva altissima. Quindi, che cosa vuol dire che noi, siccome appunto siamo degli esseri molto sensibili, ipersensibili, dobbiamo imparare anche a lasciare andare, perché tante volte noi accumuliamo dagli altri delle energie negative che non ci fanno assolutamente bene, ok? Non ci fanno proprio bene. Ci vanno ad inculcare dentro di noi tristezza, ansia, ma spesso non sono cose nostre, cioè io tante volte non mi servo, mi sento triste, mi trovo a sentirmi triste, ansiosa, ma io dico, ma io non so sta roba, ma chi me l'ha passata? E mi ricordo che siccome sono un canale di luce, sono una persona empatica e sicuramente tu che mi stai guardando anche lo sei come me, devi imparare a proteggerti, a schermarti e a lasciare andare ciò di cui non hai più bisogno. Per quanto riguarda la protezione e lasciare andare persone, ho fatto un video sempre sul mio canale di YouTube, te lo linko. Si chiama proprio come tagliare i cordoni energetici. Se tu ti guardi quel video, imparerai a lasciare andare dalla tua vita e dal tuo centro tutti i legami che tu hai intrattenuto nella tua vita con delle persone che magari sono tossico, ex partner, familiari che hanno un'energia negativa, colleghi negativi. Quindi usa questa tecnica che ti ho, diciamo, che sta nel mio canale YouTube. Poi ovviamente questo video io lo vado a mettere nel mio canale, quindi
te lo linko, però se mi stai guardando ovviamente dal mio gruppo, vallo a vedere. Scrivi Giorgia Pedrillo come tagliare i cordoni energetici. Quindi ricordati che siccome sei una persona molto sensibile, hai bisogno di, anche di protezione e di lasciare andare. Ok, questa è importantissima questa cosa. E poi un'altra cosa che mi stanno dicendo i maestri, ok, glielo dico, è che bisogna imparare a schermarsi anche. Quindi la mattina, prima di uscire di casa, chiedi all'Arcangelo Michele di avvolgerti da uno scudo di protezione dorato che ti serve per non assorbire troppo l'energia degli altri. È importantissimo, mi è arrivata adesso questa informazione, se non la dicevo mi rompevano le scatole. Ok. Quindi abbiamo visto le lezioni imparate del 2019, le cose da lasciare andare. Michele mi scrive: tanta di quell'energia che muova da correre. Se è bel tempo, vai, qui da noi è un casino, ci sta una bufera. Poi vediamo un po', focalizziamoci sulla chiarezza, quindi sugli obiettivi. Buongiorno Valentina. Sugli obiettivi da avere nel 2020, quali sono i nostri obiettivi del 2020? Intanto scrivetemi qua sotto se vi ritrovate, se vi ritrovate in quello che vi sto dicendo. Ok, allora chiarezza e obiettivi del 2020. Famiglia! Wow! Cioè, guarda, i maestri stanno oltre. Come tagliare i cordoni? Sì, Raffaella, come tagliare i cordoni energetici, esatto. Su YouTube sempre lo trovi, ok? La famiglia, uno dei nostri obiettivi del 2020, tu magari uno si aspettava il lavoro, la relazione, invece no, è uscita proprio la famiglia. Guardate com'è bellina questa carta, a me piace tantissimo, perché c'è una scarpa da uomo, una scarpa da donna e una scarpa da bambino. E che cosa significa questo? Che tante volte noi pensiamo a livello mentale che noi dobbiamo raggiungere degli obiettivi esterni a noi, quindi appunto avere più soldi, avere una relazione. Invece no, la prima cosa da curare, diciamo, su cui porre l'attenzione è proprio la famiglia. Infatti ti dico questo, proprio in questi giorni sto scrivendo praticamente un nuovo corso che si chiamerà come attrarre, diciamo, relazioni sane, curando le ferite con i nostri genitori. Perché un tema che mi è molto caro e che mi sta aiutando tantissimo a sentirmi tanto amata, a perdonare i miei genitori, è quello di capire, di capirli, ok? Di comprenderli. Quindi quando noi capiamo, diciamo, perché i nostri genitori, ad esempio, perché noi ci sentiamo sempre poco amati, ci siamo sentiti poco amati, insomma. Dalle relazioni che noi abbiamo con i nostri genitori dipenderanno le relazioni con noi stessi e con i nostri futuri partner. Quindi se in questo momento ti attiri solo persone che ne sono narcisisti o persone che comunque ti trattano male, che ti senti sempre, cioè, che, come dire, che vorresti di più, ma da quelle persone che incontri non puoi aspettarti più di tanto, è perché probabilmente hai avuto una relazione o hai tuttora una relazione, diciamo, non curata, hai delle ferite all'interno delle relazioni con tua madre e tuo padre. Quindi la buongiorno Fabienne. Quindi la prima cosa su cui focalizzarci sarà la famiglia. E questo videocorso lo metterò nel mio gruppo Brilla come una Dea. Se ancora non ti sei iscritta, ti metto il link qui sotto ed è in promozione ad 1 euro in questo momento. Quindi ti beccherai tutto il videocorso che è bellissimo. E proprio a me mi sta aiutando tanto, ha cambiato tante cose nella relazione, soprattutto con mio padre. Quindi, obiettivo, chiarezza, famiglia. Mi raccomando, ricordatelo, famiglia. Poi, forza. Ah, ecco, adesso andremo a vedere quale sarà invece il nostro punto di forza per quest'anno. Quindi, come accedere al tuo potere interiore. Ok, vediamo che cosa uscirà. Ah, eccoli, mi sembrava strano. I maestri ascesi, wow, giustamente, giustamente. Allora dice, vabbè, ma la forza, la famiglia, che poi è tutto concatenato, no?
La famiglia, la tua famiglia sono anche, non è solo la tua famiglia terrena, ma è anche la tua famiglia spirituale, ok? Quindi i maestri ti vogliono dire: guarda, che noi siamo sempre con te. Guarda, non so se conosci dei maestri ascesi, sempre sul mio canale YouTube trovate un video in cui parlo proprio di chi sono, vi spiego di chi sono i maestri ascesi. Quindi vai sempre su YouTube, digita Giorgia Pitrillo, chi sono i maestri ascesi e perché è importante conoscerli, oppure non li conoscevo. E poi ho scoperto che sono, cioè, sono qui, nel senso, ad esempio, tra i maestri ascesi più famosi c'è Gesù, c'è Buddha, eccolo Gesù, c'è Buddha, Sai Baba, ci sono tutte le dee, Atena, e vedi? E loro praticamente che cosa hanno deciso di fare questi maestri ascesi? Loro si sono, hanno scelto di. Allora, loro sono usciti fuori dalla ruota della reincarnazione e hanno deciso però di rimanere. Noi non li vediamo, però stanno sempre intorno a noi. Hanno deciso di rimanere a sostenerci, ad aiutarci, ad evolverci. Però loro possono intervenire soltanto se noi li chiamiamo. E li chiamiamo soltanto se li conosciamo. Quindi vatti a vedere questo video e ci stanno dicendo proprio che la tua forza, il tuo potere sarà durante quest'anno, cioè tu ti sentirai forte soprattutto con l'aiuto dei maestri ascesi. Quindi se ti sentirai, per esempio, che hai bisogno di aiuto per qualsiasi cosa, tu li chiami, anzi, vatti a vedere tutti i nomi dei maestri ascesi, magari fai una ricerchetta su Google e scegli il maestro asceso che più, diciamo, ti colpisce a livello di nome. Per esempio, a me è stato Melchisedec. Sto Melchisedec, io non sapevo manco chi fosse, però sempre, diciamo, questo nome mi si è sempre ripresentato nella mia vita, fin quando ho scoperto che Melchisedec è un maestro asceso un po' misterioso. Però ho scoperto anche che Melchisedec aiuta le persone a tirare fuori i loro doni, a cambiare, ecco, aiuta nel cambiamento. Io siccome sono cioè, io aiuto le persone a fare grandi cambiamenti, ho capito che mi era stato assegnato come mio maestro Melchisedec, sono capitata nella sua classe, perché ogni maestro ha delle sue classi. Quindi vai a vedere, fai una ricerchina su Google, di chi sono questi maestri ascesi e vedi chi ti colpisce in particolare. Saranno loro ad aiutarti, saranno loro il tuo punto di forza, però invocali, mi raccomando, chiamali per qualsiasi cosa. Grazie. Poi vediamo invece l'ostacolo. Quale sarà per il 2020 l'ostacolo più grande che dovrai superare? Io non le vedo le carte, le sto girando insieme a voi. La vitalità. Ah, buongiorno Marti! Allora, la vitalità, perché ci dice che è un ostacolo, una sfida? Perché molto spesso noi mettiamo da parte il nostro corpo, siamo sempre tanto mentali, siamo sempre tanto nella mente. E infatti io dico soprattutto alle donne che seguo che se loro vogliono riscoprire la loro femminilità, cioè se noi come donne vogliamo riscoprire la nostra femminilità, dobbiamo concentrarci più sul nostro corpo, non tanto sulla mente, cioè fare pochi ragionamenti, vivere nel presente e soprattutto scegliere un'attività che ci piace fare. Per esempio, ultimamente ho iniziato un corso di yoga anti-gravity, praticamente uno yoga fighissimo dove ci sono delle amache, tu ti appendi a queste amache e a me sta aiutando tanto nel superare la paura del vuoto, nel superare la paura di lasciarmi andare, perché io a livello mentale posso anche dire che mi lascio andare, mi affido, eccetera, però tutto, diciamo, avviene sempre nel corpo, Dio è nel nostro corpo, ok? Dio, Buddha, l'universo, come ti piace a te, vivono nel corpo. Quindi scegli per quest'anno un'attività, anche due, per esempio io faccio anche salsa, bachata, faccio danza del ventre, faccio tante cose col corpo. Scegli anche solo un'attività, però portala avanti perché sarà un tuo ostacolo, nel senso che magari all'inizio ti sembrerà una sfida, una cosa difficile da iniziare, però vedrai che poi ti piacerà tantissimo, te lo posso garantire, perché più noi siamo nel corpo e meno ci preoccupiamo, meno ansie vengono, meno paranoie e siamo molto più femminili anche. Quindi
Sfida di quest'anno, vitalità. Poi, carta numero 6, la salute. Vediamo un poco su che cosa dobbiamo andare a lavorare per rafforzare ancora di più la nostra salute. Ah, la scacchiera. La scacchiera viene di notte con le scacchi tutti rotti. Allora, la scacchiera è una carta molto misteriosa, molto, diciamo, enigmatica, molto particolare. Perché è uscita la scacchiera per quanto riguarda la salute? Allora, se in quest'anno hai avuto dei problemini di salute, non te la devi, cioè non devi prendertela col tuo corpo, non devi, come dire, dire oddio perché capitano tutti a me, ma perché sta roba, ma da dove è arrivata e iniziare a parlare male. No, vuol dire che questa, diciamo, tra virgolette, malattia o comunque mancanza di benessere generale che tu hai avuto durante quest'anno, le hai scelti tu, cioè noi come anime, quando scegliamo, prima di incarnarci su questa terra, scegliamo delle prove. E infatti gli scacchi rappresentano proprio queste prove, vedi, nero e bianco, bianco e nero. E queste siamo noi, quindi questa sei tu, e questi qua sono i nostri spiriti guida. Evidentemente, per quanto riguarda la salute, tu avevi scelto di superare alcune prove che riguardassero proprio la tua salute. Però dietro ogni malattia o malessere fisico che tu hai sperimentato, ci sono degli insegnamenti, ok? Per esempio io in questo momento ho una cosettina mia da risolvere, però questa cosa qua, se non ce l'avessi avuta, non mi avrebbe permesso di, ad esempio, approfondire ancora di più la mia, cioè come prendermi cura di me stessa, come essere più femminile. E quindi la scacchiera ci viene a dire questo: guarda che questa malattia, questa mancanza di benessere, te la sei scelta tu. Dietro di lei, dietro di questa malattia c'è un insegnamento. Vai a vedere che cosa, quale insegnamento si sta nascondendo dietro questo tuo malessere. Perché sicuramente devi, per esempio, imparare ad amare di più te stessa, fare affermazioni positive sul tuo corpo invece di bistrattarlo, imparare a leggere dei libri magari sulla salute che fino a questo momento non avevi mai pensato di leggere, e quindi fallo, anche perché sei sempre sostenuta, vedi, ci sono comunque questi tuoi spiriti guida che ti sostengono nel tuo cammino. Che bellezza queste carte, mi sta piacendo tantissimo. Ok, adesso andiamo a vedere invece come sarà un po' il lavoro, su quale aspetto dobbiamo andare a lavorare per migliorare un po' il nostro lavoro. Ah, la legge del 3. Ok. Allora, guardate com'è bella questa carta. La legge del 3 rappresenta, ci dice che noi siamo esseri fatti non solo di corpo fisico, ma abbiamo anche un corpo eterico, un corpo spirituale e un corpo fatto di emozioni, ok? Quindi che cosa ci sta dicendo? Che probabilmente la cosa su cui, cioè dobbiamo prima di tutto tenere, se vogliamo trovare un lavoro che ci soddisfi, deve essere un lavoro che tiene, diciamo, in considerazione il benessere di tutte e tre queste aree, ok? Quindi che ti deve dare, che ti deve far sentire bene non soltanto a livello fisico, non soltanto a livello spirituale, ma anche a livello spirituale e anche a livello emotivo. Quindi deve essere un lavoro, ci sarà per te, se tu ovviamente diciamo, capisci questa cosa, ti indirizzerai verso un lavoro che ti farà star bene in tutti e tre i livelli, quindi a livello emotivo, a livello fisico e a livello spirituale. Deve essere un lavoro proprio che sarà un lavoro che ti riempirà da tutti e tre questi punti di vista, ok? È una cosa, una figata, cioè metti un lavoro dove io comunque ho delle persone, sono circondata da persone con cui sto bene, quindi la mia
Il mio lato emotivo è appagato e anche il mio lato spirituale. Poi magari è un lavoro in cui sto bene anche a livello fisico, perché magari è un lavoro che mi permette anche di avere, cioè non è un lavoro tipo che sto a lavorare tutto il giorno, è un lavoro che mi permette anche di andare in palestra, di fare le cose che mi piacciono, di farmi le mie passeggiate nella natura, quindi magari può essere un tipo di lavoro part-time o un lavoro con internet come quello che faccio io. Quindi pensaci, perché per quest'anno si realizzerà, cioè ci sarà proprio un lavoro che ti farà star bene da tutti e tre questi punti di vista, o comunque dovrai cercare un lavoro che dovrà soddisfare tutte e tre queste aree del tuo essere. È bellissima questa cosa, non me l'aspettavo. Bene, vi sta piacendo? Poi l'ultima carta riguarda invece le relazioni, quindi andiamo a vedere che cosa ci dicono i maestri per quanto riguarda la sfera relazionale. Ah, il libero arbitrio! Allora, il libero arbitrio, guardate, libero arbitrio, carta bianca. Vediamo cosa ci sta scrivendo Fabiana. Infatti il 2020 per me inizia con un nuovo lavoro insieme a mia sorella. Apriamo un negozio a tema magico in un borgo medievale. No, va bene Fabia, cioè aspetta un attimo. Prima di tutto magari me lo scrivi in privato, non lo so, ma io ti devo venire a trovare. Cioè, ti prego, voglio venirti a trovare. Poi a tema magico in un borgo medievale. Cioè, è l'esplosione della magia praticamente. Fantastica questa cosa. Prendiamo ispirazione da Fabiana. Vedi, allora era vero. Ok, si è connessa anche Elena, buongiorno. Allora, che cosa vuol dire che noi nelle relazioni abbiamo il libero arbitrio? Ditemelo un po' voi. Che siamo noi a scegliere in ambito con chi la persona con cui stare. Se noi non ci vogliamo bene, ok? Se noi non ci amiamo, andremo a scrivere proprio, cioè, noi emaniamo delle vibrazioni nell'universo, no? E se noi non ci amiamo, se noi ci trattiamo male, che vibrazioni andiamo a emettere nell'universo? Quindi che vibrazioni andiamo a scrivere nelle pagine dell'universo? Delle vibrazioni che ci faranno attirare delle persone emotivamente non disponibili, dei narcisisti, delle persone anaffettive, delle persone distaccate, o magari che ci trattano male. E invece se noi ci amiamo, quindi andiamo a scrivere a livello vibrazionale, sempre a livello vibrazionale, ma anche a livello fisico, possiamo proprio prendere, ecco, questo è il suggerimento che mi è arrivato adesso. Per quest'anno, se ancora non l'hai fatto, procurati subito un bel diario, vai nella cartoleria, vai dove vuoi, prenditi un bel diario e inizia a scrivere come vuoi sentirti in questa relazione del 2020. Proprio tutte le sensazioni, ti vuoi sentire amata, coccolata, anche nei minimi particolari, per esempio ti piace andare mano nella mano, ti piace essere toccata in un certo modo, ti piace provare determinate sensazioni, ti piace fare viaggi, sei una persona avventurosa, per esempio io adoro fare viaggi, quindi se dovessi scegliere qualcuno, per, insomma un partner, scriverei io voglio una persona avventurosa, una persona che fa dei viaggi pazzissimi. Quindi, capito, scrivi tutto, scrivi come e rileggitelo ogni giorno. Magari puoi aggiungere delle foto tramite Pinterest, per esempio a me piace tanto creare delle bacheche visive perché sono quelle che più mi spingono a, diciamo, cioè, come dire, mi alzano di più le vibrazioni, riesco a visualizzare meglio. Quindi dipende da te quello che tu vuoi, ti attirerai nella tua vita a livello amoroso quest'anno. E dipende perché ricordati che tu sei una creatrice, noi siamo esseri divini, noi ce lo dimentichiamo sempre, è vero? Però in realtà siamo esseri divini che hanno un potere creatore magnifico, ok? Quindi magari farò anche qualche video su come fare lo scripting, su come fare questi esercizi perché è veramente interessante, poi magari ricordatemelo. E quindi dipende da te, scegli tu la relazione che vuoi, alzando le tue vibrazioni, iniziando già da adesso a comportarti come se già quella cosa ci fosse. Quindi in realtà
Innamorati prima di tutto di te, falle prima tu queste cose, vai a fare il viaggio, vai a ballare, falle prima tu, divertiti e l'universo ti darà una persona che è come te, che sarà amorevole, che amerà magari ballare, che amerà viaggiare, inizia a farle prima tu queste cose, inizia a essere tu l'incarnazione della relazione che vuoi avere e vedrai che non si sbaglia, non si sbaglia! Ok, abbiamo finito, guardate com'è bella, aspetta, vi faccio vedere l'ultima volta queste, tutto quanto il panorama completo, lo vedete? Maestri ascesi, vitalità, scacchiera, legge del 3, libero arbitrio, canali di luce, famiglia e legge dell'abbondanza. Ok, io spero che questa lettura vi sia piaciuta, a me è piaciuto tanto, veramente, infatti ci faccio uno screenshot e me la salvo perché veramente è bellissima. E poi se volete la vostra lettura privata, allora se mi state guardando dal gruppo potete lasciarmi dei cuori oppure scrivimi lettura sì qua nei commenti e io ti contatto e poi prenotiamo la lettura. Ti dico anche subito il costo, la lettura costa 40 euro e ti lascerà delle bellissime sensazioni, ti darà dei bellissimi consigli, e sono consigli che praticamente mi danno i maestri ascesi. se mi guarderai invece dal mio canale YouTube, mi puoi scrivere qua sotto nella mia mail giorgiapetrillo@gmail, mi mandi una mail, mi scrivi info lettura oppure prenotazione lettura e ti dico come fare tutto quanto e iniziamo la lettura la lettura personalizzata ovviamente, va bene? Vi do un bacione, Fabiana, grazie per esserci stata fino alla fine, vi do un bacione e vi auguro un ottimo sabato. Muah!